chi osservato mi assale, chi giunto mi morde, chi compreso mi divora. E non è uno, non sono pochi, sono molti, sono quasi tutti. E se volete intendere la cagione di questo, essa è l'universalità che mi dispiace. È la volgarità che io odio, la moltitudine che non mi contenta. Una sola cosa vi è che mi innamora, ed è quella cosa per cui io sono libero in soggezione, contento in pena, ricco nella necessitate e vivo nella morte. Quella per cui non invidio quelli che sono servi nella libertà, hanno pena nei piaceri, sono poveri nelle ricchezze e morti nella vita. Perché costoro nel corpo hanno le catene che li stringe, nel spirito l'inferno che li deprime, nell'alma l'errore che li ammala, nella mente il letargo che uccide. E dunque io porto la cognizione dell'universo infinito, rivelo che è identica la composizione di questo nostro mondo e quella di quanti gli altri mondi ed astri che noi possiamo vedere. E col turmine delle vivaci ragioni ridicolizzo le cose più stimate dal cieco volgo, l'ignobile fede nella cosiddetta quinta essenza, gli orbi deferenti, le stelle fisse, la superficie concave, le muraglie adamantine del primo mobile e dell'ultimo convesso, e l'unicità e centralità di questa nostra terra. Io vi rivelo che quando vediamo qualcuna cosa morire, che si dice morire, quella non dobbiamo tanto credere, quella morire, quanto che la si muta. Cessa della composizione accidentale e rimangono le cose che quella compongono, sempre immortali. La composizione si dissolve, si muta la figura, si altera l'essere, si varia la fortuna, ma rimanendo sempre quel che sono in sostanza gli elementi e quelli stesso uno principio materiale che è vera sostanza delle cose, è eterna, ingenerabile, incorruttibile. E noi, anche noi siamo in continua trasmutazione, e in noi continuamente influiscono nuovi atomi, e da noi si dipartono quelli già altre volte accolti. Ed è quindi ragionevolissimo dire che le parti ed atomi abbiano corso in moto infinito per le infinite vicissitudini e trasmutazioni di forme e di luoghi. E invece da noi attorno i dottori vanno a buon mercato come le sardelle. Troppo bello. Perché con poca fatica si creano, si trovano, si pescano e così con poco prezzo si comprano. E quando avranno fatto una bella costruzione, prodotta una bella epistolina, scroccata una bella frase, ecco, con queste poche cose trionfano e si accontentano. Ma che differenza trovate voi tra asini e uomini? Se entrambi giudicano le cose dalla superficie e dall'apparenza. Quanti di voi erano nell'Accademia degli Asini? Quanti impararono nell'Accademia degli Asini? E quanti sono preferiti, innalzati, magnificati e poi canonizzati, glorificati, deificati nell'Accademia degli Asini? Se non fossero asini non starebbero in quell'accademia. Bene, ovvio. E ditemi voi quanti sono impediti, esclusi, rigettati, messi in vituperio per non essere partecipi dell'accademia, ovvero dell'asinina facultate. E badate bene che tutti coloro che si dicono ministri perché resuscitano i morti e sanano gli infermi, ecco, proprio essi sono quei che peggio di tutti gli altri storpiano i sani e uccidono i vivi, e non tanto con il fuoco, con il ferro, quanto con la perniciosa lingua. Vedete che specie di pace e concordia
è quella che propongono ai popoli miseranti. Badate bene quale riuscita facciano questi accademici, questi ministri, quali costumi suscitano e provocano negli altri. Per quanto appartiene agli atti della giustizia, della misericordia, la conservazione e aumento di beni pubblici. Cioè, fate caso se per la loro dottrina e magistero si drizzano accademie, ospitali, scuole, luoghi d'arte, o se invece, al contrario, per la loro negligenza queste cose sono poste in ruina, dissoluzione, dispersione, e mentre deprimono l'opere, estinguono ogni zelo di farne di nuove e di conservare le antiche. Fate caso se sono elargitori di beni propri oppure occupatori di beni altrui. E insieme ai loro accoliti e sostenitori li dissipano, li squartano e li divorano. Questi nostri divini asini, privi come sono di un proprio sentimento e pensiero, cos'altro intendono se non quello che gli viene soffiato nelle orecchie dai loro vicari e vicariati? Attualissimo. E per conseguenza come possono governarsi altrimenti che secondo leggi, regole e precetti che quei medesimi vicari e vicariati gli impongono? Noi, chiamati per la misericordia di Dio, della Santa Romana Chiesa, preti, cardinali in tutta la Repubblica Cristiana, contro l'eretica pravità, generali inquisitori della Santa Sede Apostolica appositamente deputati, pronunziamo, sentenziamo e dichiariamo te, Fra Giordano Bruno, essere eretico, impenitente, pertinace ed ostinato, e perciò essere incorso in tutte le censure ecclesiastiche. Questi i capi d'accusa. Per aver sostenuto l'esistenza di mondi innumerevoli ed eterni, per aver identificato lo Spirito Santo con l'anima del mondo, per aver opinato che Adamo non fu creato e che altri uomini vi fossero prima di lui, per aver ritenuto la magia buona e lecita, per aver soggiornato in Inghilterra questa è bella, e in altri paesi eretici vivendo a quel modo, per aver scritto tesi contro il Papa, buono, per aver messo in dubbio la verginità di Maria, per aver sostenuto che Cristo era solo un mago ingannatore, ma magari fosse esistito, per aver sostenuto che Mosè si inventò la legge, e dunque che non siano degne di fede le sacre scritture più delle opere di Ludovico Ariosto. Ma è migliore l'opera di te. Degradiamo e dichiariamo dove essere degradato da tutti gli ordini ecclesiastici, Mosè con Ariosto, essere scacciato dalla nostra santa immacolata chiesa. Condanniamo, riprobiamo e proibiamo tutti i tuoi libri e scritti come eretici ed erronei, ordinando che tutti quelli che sino sono avuti e per l'avvenire verranno in mano del Santo Uffizio siano pubblicamente guasti ed abbrugiati nella piazza di San Pietro davanti alle scale. Tu, Giordano Bruno, eretico ostinatissimo, scaduto il termine prefisso di 40 giorni a pentirti, perseverando tu pervicacemente negli studetti tuoi errori ed eresie, sii spogliato, ignuto, legato ad un palo con la lingua in giova per le bruttissime parole che dici, e pubblicamente abbruciato vivo il prossimo dì 17 febbraio 1600. In ginocchio ascoltò Bruno la sentenza. La lettura finita, levatosi in piedi, con viso minaccioso, rivolto ai giudici, esclamò: forse con maggior timore
pronunciate contro di me la sentenza di quanto ne provi io nel riceverla. 8 giorni ebbe ancora di vita nel carcere di Tordinone e, come diceva, moriva martire et volentieri, e che se ne sarebbe la sua anima ascesa col fumo del rogo a ricongiungersi con l'anima dell'universo. Sentite strepitar di fuoco alla curva del fiume, fra i palazzi nobili e pezzenti. Vedete levarsi fumo alcuno, qualche linguaccia rossa di fuoco là in alto, che sale a solleticare il culo alle nubi, vedete, sì, ecco. Beh, dove c'è fumo c'è arrosto, e l'arrosto di quel fumo che attossica deve essere l'autore della commedia, il candelaio. Ma ha detto, va a far prologo della mia commedia. Ma sto prologo è tanto intricato, indiavolato, che sono 4 giorni che vi ho sudato sopra, dì e notte, e non mi bastano tutti i trombetti e tamburini delle muse puttane dell'icona a ficcarmene una pagliusca dentro la memoria. Va a far il prologo. Sì, battello di questo barconaccio dismesso, scasciato, rotto, malimpeciato, che par sia stato tirato a forza fuori dal profondo abisso. Da molti canti, da tutti i canti gli entra l'acqua dentro. E che vuol fare? Uscire e farsi in alto mare? Lasciare questo porto sicuro? Fare partita dal molo del silenzio? L'autore! No! Sì, lo conosceste, un frate sfratato, un mago, un eretico che maledice preti e chiesa, bestemmie, ingiurie e libri di filosofia senza capo né coda. Accademico di nulla accademia. Se voi lo conosceste, direste che aveva una fisionomia smarrita, perché sempre sì in contemplazione delle pene dell'inferno, pare sia stato alla pressa, uno che ride solo per far come fanno gli altri. Per lo più lo vedrete fastidito, prestigio, bizzarro, non si accontenta di nulla, ritroso come un vecchio di 80 anni, fantastico come un cane che abbia ricevuto 1000 spellicciate e sempre pasciuto di cipolle, come tutti i filosofi e i poeti. Costui, l'autore, la più grande nemica che abbiano è la ricchezza e i beni, e la fuggono come 100.000 diavoli, tanto che io, col servire come prologo questa simile canaglia, ho tanta della fame, ma tanta della fame, che se mi bisognasse vomire non potrei vomire altro che lo spirito, e se mi fosse la forza di cacare non potrei cacare altro che l'anima, come un impiccato. Eppure mi tocca l'obbedienza, perché l'arte sua è potente, viene dai libri, 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 fanno bene a bruciarli tutti in mezzo alle piazze. Se fosse per me, sapreste cosa farei? Raccoglierei tutti i libri del mondo dentro una valle, ne farei una torre alta, 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 e poi accenderei il fuoco sotto come si accendono i falò per la festa di Sant'Antonio. Che grande spettacolo sarebbe! Le fiamme alte fino al cielo, fino alle stelle. Va a far il prologo, m'ha detto l'autore. Va al posto mio, perché a me quest'oggi tocca di recitare la parte dell'arrosto. A sentire dall'odor di bruciaticcio, l'avrà pagella già bella e finita di recitare la sua parte, l'autore. Bah, pace all'anima sua, addio di oggi, 17 febbraio 1600. Fra voi che godete, e me che disperatamente ardo e sfavillo, intermezzo a un gran caos. D'altro canto io spero di ricoverare il lardo dove ho persa l'erba, se non sotto un mantello, sotto un altro, se non in una, in un'altra vita. Il tempo tutto toglie, tutto dà, ogni cosa si muta e nulla s'annichila. È un solo che non può mutarsi, un solo è eterno e può perseverare eternamente uno, simile e medesimo.
Con questa filosofia l'animo mio si aggrandisce e mi si magnifica l'intelletto. Perciò, qualunque sia il punto di questa sera che aspetto, se la mutazione è vera, io, che sono nella notte, aspetto il giorno, e quelli che sono nel giorno aspettano la notte. Tutto quello che è, o è qua, o là, o vicino, o lungi, o adesso, o poi, o presto, o tardi. Godete, dunque, e se possete, state sani e amate chi vi ama.